Cercherò di rimanere nei tempi assegnati e di più che altro il mio intervento è una serie di riflessioni su questi temi e ci saranno forse molti più interrogativi che risposte, dal momento che quando si entra in questi temi ritengo che si entri nel mondo della sofferenza e della fragilità e del dolore, ed è una sorta di terra santa nella quale sia i giuristi, i filosofi, chiunque svolga un'attività di pensiero si debba accostare appunto con una delicatezza e un'empatia che deve essere sicuramente ai massimi livelli. Ho brevemente, come dicevo, svolgo questa riflessione su alcuni concetti che per me sono fondamentali, dei concetti chiave in questo tema. Il primo concetto chiave è appunto la scienza giuridica e la prospettiva etica sui temi del diritto alla vita. Quanto la scienza giuridica e la prospettiva etica siano distinti tra loro, perché poi in realtà di questo tema si parla, ma non si parla abbastanza. Perché il dibattito nel campo della materia della fine della vita registra la competenza di numerose discipline, come abbiamo visto, come pure la confluenza di approcci etici diversi tra loro, che sono tipiche di queste società pluraliste dell'epoca moderna. Oggi si usa un'espressione alquanto abusata, l'epoca postmoderna. E allora come fare? Esistono in questi ambiti delle motivazioni giuridiche che siano completamente sganciate da un sottofondo morale di riferimento? O la partenza laica, come si usa dire, questa partenza laica assicura una trattazione neutrale e asettica di questi temi? Siamo certi che sia stata condotta una trattazione neutrale e asettica di questi temi da un punto di vista anche del cammino e del percorso del legislatore? Questa è una delle prime riflessioni che intendo svolgere, perché in realtà quello che mi pare giusto evidenziare, donna e da giudice, è che la questione bioetica rimane sempre al centro, protagonista assoluta del dibattito, e le regole giuridiche subiscono una diretta influenza dal profilo etico che si dibatte e si interroga sull'accettazione o meno di un fenomeno in cui la morte sia procurata e non evitata. Quindi è evidente che tra diritto e concezione etica di partenza non c'è quel distacco, né il diritto può dirsi scienza o disciplina neutrale e asettica, perché non si tratta di una disciplina neutrale ed asettica quando ci si imbatte nei terreni della sofferenza e della fragilità altrui. Quindi è evidente che il punto di partenza non è univoco, poiché dalle diverse concezioni sulla vita e sulla morte deriva la differenza delle soluzioni, anche quelle giuridiche, sui casi del fine vita. E quindi in questo tema scontiamo certamente uno scontro tra le due concezioni etiche di riferimento, che sono per un verso l'etica personalistica, cioè quell'etica che fa riferimento tra le sue concezioni dalla filosofia tomistica, che si riferisce alla vita considerata come valore in sé su cui fondare la dignità della persona. Quindi in questa riflessione bioetica la partenza e la prospettiva personalistica si incentra sulla tesi della dignità intrinseca di ogni persona umana. È stato richiamato in apertura dal presidente emerito Flick i valori del personalismo comunitario, il personalismo ontologico degli anni 30, dove appunto si coltivava una visione fortemente solidaristica della vita, una visione che in qualche modo ad un io fronteggiava un tu. Quindi in realtà si partiva da una concezione solidaristica. A questa opzione etica di riferimento si contrappone altra opzione etica, che ovviamente poi, come dicevo in apertura, a seconda che si parta dall'una o dall'altra opzione, il diritto riflette queste opzioni. L'altra opzione etica, e se ne è fatto riferimento in più interventi, è quella
quella del tipo qualitativo di esistenza, il tipo qualitativo di esistenza nel quale la misura del valore della vita è data da cosa? È data dall'individuo e dalla capacità di esprimere una condizione dignitosa di chi la vive. Si parla di etica della qualità della vita, questa concezione è stata sostenuta da moltissimi costituzionalisti, si può citare ad esempio il professor Silvestri che in uno scritto Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona ha, sposando questa etica della qualità della vita, evidenziato che la dignità della persona deve sempre riferirsi alla persona umana concreta, quale essa è e non quale dovrebbe essere, secondo punti di vista religiosi, filosofici o ideologici. Quindi, e in molti lo hanno ripetuto, una simile impostazione, oltre ad essere una impostazione piuttosto rischiosa, è anche un'impostazione che apre un'apertura indiscriminata all'individualismo ed è fonte di alcune critiche che, è stato ricordato, utilizzano l'argomento del pendio scivoloso, cioè l'apertura ad una libertà assoluta di scelta, tale da legittimare persino un diritto alla propria morte, anziché esaltare il diritto dell'individuo alla vita, potrebbe determinare una incontrollata inclinazione dell'asse dei valori, sino a scivolare in senso esattamente inverso, cioè a procurare una erosione del rispetto che si deve all'uomo e che produce inevitabili effetti sul piano sociale e sulle modalità di intendere la protezione dei soggetti che si trovino in condizioni di fragilità. Altro concetto chiave, il diritto alla vita come centro della dimensione umana, etica e giuridica, ma credo sia inconfutabile, anche dando una breve scorsa, non è qui il momento di ricordare le carte costituzionali, gli articoli, le norme di legge, le norme sovranazionali che fanno perno sul diritto alla vita, visto il poco tempo a disposizione. Tuttavia è una, certamente occorre muovere da questo diritto per poi arrivare a quello che è effettivamente l'argomento di oggi, cioè la fine della vita. La legge 219 del 2017 è stato accennato, e mi scuso per la brevità dell'intervento perché i miei spunti sono numerosi ma non ho più il tempo di elaborarli, è quello della è una legge che se ne è discusso senza troppi infingimenti, introduce una forma di eutanasia oppure no? È una discussione che è stata portata avanti nel dibattito, tanto che questa legge già nel cammino di formazione ha avuto un'amplissima e accesissima platea di soggetti che si sono scontrati proprio sul piano di quello che dicevo poc'anzi, cioè lo scontro tra le posizioni assolutizzanti e le posizioni relativizzanti. C'è stato uno scontro fortissimo e anche in sede di successiva emanazione della legge, gli stessi commenti hanno evidenziato quanto ci sia stato effettivamente questo scontro acceso tra le diverse posizioni. Alcuni interpreti l'hanno definita una legge gentile, una sorta di legge dal benefico effetto liberatorio. Poco tempo fa sono intervenuti ad un corso per magistrati alcuni illustri relatori. Un illustre relatore, chiamato ad intervenire sul tema dignità del vivere e del morire, la legge 219 del 2017, ruolo del giudice, ha affermato: con questa legge il Parlamento è riuscito a regolare una materia eticamente sensibile, fortemente divisiva, con spirito laico, non imprigionato nella tirannia dei valori, secondo un approccio lontano dai totalitarismi e dalla radicalizzazione delle posizioni politiche, affrancato dalle strettoie ideologiche dei valori. Allora, questa affermazione è altrettanto assolutizzante come l'affermazione etica che invece leva sulla qualità della vita, poiché afferma con una certa nettezza che questa posizione dell'etica della qualità della vita è la posizione vincente, perché si basa sul pluralismo, su un primato che in realtà
è un primato attribuito poi dal dibattito sociale, dalla giurisprudenza. Ecco, quello che voglio dire è che in questo campo ciò che serve è un dibattito sereno, pacato del legislatore su questi temi, poiché la legge ha scontato questo dibattito non molto sereno. Infatti, se vogliamo andare brevemente a ripercorrere, ma non voglio allungare la relazione, gli stessi emendamenti che furono varati all'indomani della legge erano degli emendamenti che in qualche modo ripropongono tutt'oggi la loro valenza, poiché evidenziano dei nodi e dei contrasti da sciogliere. In particolar modo vi furono un secondo gruppo di emendamenti che erano volti ad introdurre nell'impianto normativo in oggetto il divieto dell'eutanasia e del suicidio medicalmente assistito, poiché si riteneva che l'articolo 1,6, in tema di esonero di responsabilità medica, non evidenziava chiaramente quali erano i tra la prima parte della norma e la seconda parte della norma, le condotte che effettivamente davano luogo ad una scriminante nell'ambito della responsabilità medica e quali invece le condotte che tale scriminante non garantissero, poiché il primo comma della norma dice: il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa del paziente di rifiutare il trattamento sanitario e di rinunciare al medesimo, in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. La seconda parte della norma dice: il paziente non può esigere trattamenti contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Quindi in sostanza vi è una sorta di contrasto tra una prima parte e una seconda parte, quindi nella fase effettivamente attuativa della legge si comprenderà quali tipi poi sono, quali trattamenti effettivamente sono quelli che abilitano un medico a intervenire, oppure quali sono invece quei trattamenti che si sostanziano in una forma di o una deriva eutanasica o una forma di eutanasia. E questo gruppo di emendamenti, insieme al terzo gruppo di emendamenti che riguardava esplicitamente le DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, si chiedeva un maggiore ampliamento delle disposizioni anticipate di trattamento, tanto da circoscrivere il perimetro di applicazione delle DAT per renderle maggiormente comprensibili. Questi emendamenti furono dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ritenuti accoglibili, però in sede legislativa il legislatore non ha considerato la legge emendabile e quindi la legge è stata varata nella sua formulazione che noi oggi abbiamo. E dunque questo per dire, non per tornare indietro, in un cammino all'indietro, ma per evidenziare come ancora oggi questi nodi controversi permangono. Permane il nodo relativo alla definizione di nutrizione e di adattazione artificiali, che per quanto siano considerati dei trattamenti sanitari, non sappiamo nella pratica applicativa poi come la legge verrà interpretata. Permane un nodo molto importante, che è quello dei minori e degli incapaci, cioè dell'articolo 3 della norma, che introduce una norma che va al di là del principio di autodeterminazione stesso, perché il minore viene considerato come una persona, la persona minore di età o anche l'incapace o anche il soggetto amministrato. Si applica il principio della rappresentanza legale, che è un principio storicamente nato nell'ambito del diritto civile per regolare rapporti patrimoniali, per regolare rapporti obbligatori. Quindi, come dicevo, questa norma è una norma che conferisce la decisione di sospendere i trattamenti sanitari in autonomia al rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata o dall'amministratore di sostegno. Il ricorso al giudice è previsto soltanto in ipotesi residuali, ovvero nelle ipotesi di conflitto tra il medico e il rappresentante. E già su questo primo punto è intervenuta una decisione del Tribunale di Pavia del 24 marzo del 2018 che ha rimesso la questione di legittimità
l'autorità costituzionale dei commi 4 e 5 dell'articolo 3 alla Corte Costituzionale, proprio con questo profondo interrogativo: ma il principio dell'autodeterminazione può spingersi anche oltre la persona interessata ed essere esplicitato da altro soggetto senza nemmeno ricorrere al giudice? È stato detto in questi casi: non è meglio ricorrere ad un principio di sostituzione del test del giudice, come già era accaduto negli anni 70 nelle corti del New Jersey, cioè si ricorreva comunque ad un pronunciamento di un giudice. Quindi ci sono questi nodi che ancora sono tutti irrisolti. Il profilo ancora irrisolto è quello della revoca delle disposizioni anticipate di trattamento, disposizioni, come sottolineava il professor Busnelli, che vanno al di là anche di una dichiarazione, di una semplice dichiarazione, ma rappresentano degli ordini. La revoca delle disposizioni anticipate di trattamento può essere resa da una persona capace, ma non da una persona che ha perduto la capacità di autodeterminarsi. E allora questa è un'espressione che in qualche modo richiama una opinabile valutazione di fatto in ordine alla incapacità, non un accertamento formale. Se la persona incapace non ha nominato un fiduciario, la legge vincola il medico all'attuazione di una disposizione data anni prima, in un contesto del tutto diverso, con un quadro medico anche del tutto diverso, perché a distanza di anni la medicina evolve. Se invece il paziente ha nominato un fiduciario, potrebbe determinarsi un conflitto tra l'interesse di costui e quello del paziente, e in ogni caso viene demandato al fiduciario la stessa responsabilità enorme di interpretare disposizioni espresse in precedenza. Ma i problemi sorgono anche per un soggetto non divenuto incapace. Egli potrà modificare le DAT con le medesime forme con le quali sono state redatte, quindi con atto pubblico, scrittura privata autenticata o con scrittura privata consegnata al comune o alla struttura sanitaria. Ma nei casi di emergenza la persona è cosciente, vi è il rischio che non lo sia più a breve perché sta per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico dall'esito incerto. E bisogna reperire due testimoni, ma se non sono immediatamente reperibili questi due testimoni, che si fa? Allora, come dicevo, questi sono molti gli interrogativi che io pongo. Naturalmente non spetta a me risolvere gli interrogativi né dare delle soluzioni di fondo. Volevo soltanto darvi conto di alcune, ecco, vado ad avviarmi e leggo le conclusioni che io stessa sono frutto di alcune mie riflessioni come donna e come giudice. La conclusione qual è? È che il ragionamento giuridico su questi temi più che mai deve essere corredato da sensibilità ed empatia, poiché ragionare giuridicamente non è come dedurre la soluzione di un teorema geometrico. La giustizia praticata con un distacco anonimo e con atteggiamento impersonale assume i volti di una pratica anatomica cruenta che ammutolisce i protagonisti e che trascura il senso dei valori costituzionali di riferimento. Per spiegare il concetto e per renderlo figurato, decido di proiettare idealmente le scene di un film per ragionare su temi così dolorosi eppure così vitali per l'intera società. Prendo in prestito la scena di un'opera cinematografica, The Children Act, tratta dal libro La ballata di Adam Henry, dove si racconta la preziosa amicizia tra un giovane testimone di Geova malato di leucemia ed una donna magistrato intenzionata a salvare la vita al giovane. Il giudice Fiona Maye, una donna di 50 anni, sentenzia con fare perentorio, come forse a volte le donne in magistratura fanno per essere insomma autoritarie, e dice: qui si applica la legge, non la morale, ma nel momento in cui pronuncia questa sentenza intuisce che nessuna legge è priva delle radici etiche e che nessuna disposizione normativa può essere interpretata senza una spiccata sensibilità verso il bene comune. Allora, senza un'immaginazione umana di empatia, senza una consapevolezza attenta e premurosa delle ragioni di urgenza e delle ragioni umane della parte che si deve giudicare e che del giudice forse attende proprio questa comprensione. Si tratta di un film, a mio avviso, che contiene un messaggio denso di significati, perché in questo caso
testimone di Geova, la trasfusione di sangue non è solo una mera correzione terapica di uno squilibrio organico, ma la terapia è anche cura integrale della persona e si traduce poi nell'impegno vivo di un'assistenza e di un insieme di gesti che siano rispettosi della persona sofferente, che la facciano sentire una persona unica e irripetibile anche nella sua insofferenza. In questo caso il magistrato decide di effettuare un sopralluogo, quello che diciamo noi di compiere un atto istruttorio, accostandosi al letto del malato proprio per approfondire la trattazione del caso. È una sorta di attività istruttoria per fare sì che la decisione possa cogliere il senso di quel rifiuto espresso dal giovane orgoglioso del suo legittimo diritto di autodeterminazione radicato nelle sue profonde convinzioni religiose, perché il sangue non è, secondo questo giovane, solo una sostanza biologica, ma è qualcosa di più, è la sua storia interiore, è la vita che si svolge e che caratterizza quel singolo essere umano, unico ed irripetibile. Ecco allora la sentenza, difficile e sofferta, che ordina la trasfusione perché la vita di un minorenne è un bene sul quale non si può discutere. Il benessere del minore deve essere per la Corte la priorità assoluta. Oggi si parla di the best interest of child, il principio giuridico che impone al giudice di considerare ciò che è meglio per la persona minore di età. Da tale opera cinematografica io ho colto queste riflessioni, che naturalmente non pretendo che vengano condivise, ma le metto come punto di riflessione nel dibattito. Si può cogliere che il diritto non è mai, come dicevo in partenza, un'attività solamente neutra e che le rappresentazioni giuridiche asettiche o mascherate come tali in realtà costituiscono anch'esse lo specchio di una posizione di partenza che riflette delle impostazioni e dei dati extragiuridici, specie quando ci si accosti al delicato terreno della vita e della morte, e che ogni decisione in questo terreno comporta per il giudice una riflessione e una sofferenza. In conclusione, l'approccio giuridico a tali temi è complesso, arreca sofferenza e non si possono percorrere delle strade isolate e impervie, ma si deve tendere alla ricerca di una soluzione equilibrata e responsabile, non solo orientata dalla rigida impostazione di criteri meccanicistici finalizzati ad una morte rapida, veloce, lasciando prevalere a scanso di tutti gli altri criteri il solo criterio dell'autodeterminazione dell'individuo e non punitivismo, secondo la logica che autorizza a ritenere illecito e giuridicamente possibile tutto ciò che viene desiderato, poiché i giudizi morali, secondo alcune correnti di pensiero, non sono che opinioni soggettive, tutte ugualmente legittime, ma prive di ogni validità oggettiva, in quanto non esiste una verità morale. Allora mi avvio alla conclusione, l'auspicio è che il legislatore sappia cogliere nella persona anche la sua unicità, la sua inesauribile ricchezza e la sua dignità, sappia impostare il dibattito esponendosi ad una verifica intersoggettiva e al confronto, che sappia valorizzare il principio di solidarietà tra gli uomini, come diceva in apertura il Presidente Flick, nell'ottica dell'articolo 2 della Costituzione, che sappia distinguere tra le opzioni morali personali e le scelte collettive, conformando la legge al bene comune, nella ricerca permanente di un massimo comune denominatore sostanziale. In questo percorso è così che la politica non può cedere il passo alla giurisprudenza, non deve cederlo, perché il compito di legiferare, necessariamente sganciato da quello che tristemente noi chiamiamo i casi individuali, i casi pilota, richiede un cammino di meditazione ponderata, un profondo sforzo sul piano intellettuale, con una riflessione rigorosa ed attenta sull'uomo e sulla sua esistenza, e deve soprattutto fare i conti con il modello di società al quale si vuole tendere. Quindi il diritto di aiuto a morire potrebbe anche voler significare, e qui metto anche questa riflessione, che nel momento della fragilità e della debolezza, nel tunnel nero delle sofferenze, le persone verranno lasciate sole con i loro drammi e con le loro angosce. In conclusione, come dicevo in apertura, sono molti più gli interrogativi che le risposte. Credo che tutti ci si debba interrogare, nessuno escluso, sul senso profondo del vivere e del morire, a misura di uomo, perché anche l'approccio laico non può e non deve restare schiacciato e imprigionato in precomprensioni dogmatiche di coloro che desiderano a tutti i costi affermare un diritto alla morte come fosse una vittoria sociale. Quindi chiudo questa riflessione con due interrogativi che mi assillano come donna e come magistrato e che già stanno divenendo attuali in
questo, quello che è, diciamo, il nostro presente. In una società così configurata si affermerà il valore giuridico della buona vita, perché lo si riterrà laico, lo si riterrà dignitoso, lo si riterrà conforme al minimo etico che si richiede al diritto, ma chi sarà poi a conformare e decidere il livello accettabile di una buona vita? L'essere sani, l'essere felici, l'essere forti, l'essere ricchi, l'essere giovani, sono tutti indicatori di una buona vita. Ma quando questi doni che ciascuno di noi probabilmente vorrebbe possedere e continuare a tenere stretti per sé non ci saranno più, chi non sarà sano, non sarà felice, non sarà ricco, non sarà più tanto giovane, avrà poi il diritto di decidere se togliere il disturbo da una vita che è reputata a questo punto non buona? E chi sarà chiamato ad accertare se questa vita che vuole farsi da parte non è più buona e degna di essere vissuta? Un giudice, un medico, un amico, un parente? Chi assumerà su di sé la responsabilità di scrivere la parola fine? Ecco, dicevo all'inizio, sono molte più le domande che le risposte, ma non ho la sicurezza che sia stato raggiunto un approdo certo e incontestabile in nome del consenso libero e dell'autodeterminazione, perché non credo sia sufficiente, bandierando questi principi, trovare una soluzione giuridica a misura di uomo.